benvenuti in questo nuovo video della D&A. Oggi ancora domotica, ma questa volta con un qualcosa che sta spopolando ultimamente: strisce LED. Allora, io ho preso sinceramente il prezzo quasi più basso, proprio per poterle testare e vedere come funzionano. Adesso, infatti, una volta testate... Made in Cina. Sì, mio fratello sta sottolineando il fatto che è una cinesata. Ma no, magari funzionano benissimo. Però vi metteremo comunque il link in descrizione se per caso qualcuno vuole, come me, testare un qualcosa a basso prezzo e vedere come funziona, per poi magari lanciarsi su qualche marca un po' più evoluta, può tranquillamente farlo. All'interno della confezione, ve lo diciamo subito, abbiamo trovato, io le ho aperte per vedere com'erano, ma all'interno della confezione ho trovato una bobina con avvolti tutti i LED, il tutto inserito in questo sacchetto di alluminio. Dopodiché trovate le ricche, ricchissime e soprattutto solo in inglese istruzioni, e non sto scherzando, e questo foglio e basta, non si apre, dove c'è un QR code per poter scaricare l'applicazione Magic Home. Speriamo bene, poi lo andremo a guardare di più nel dettaglio. Poi abbiamo un connettore se per caso doveste tagliare i vostri LED e giuntarli eventualmente con un altro alimentatore, e una striscia adesiva della 3M. Beh, almeno quello è buono, 3M. Caspita. Se invece non volete collegarli, attaccarli con 3M, questo però è per il telecomando, scusate, La 3M serve ad attaccare dietro al connettorino, diciamo. Poi, se volete connettere le vostre strisce con la striscia adesiva che è presente dietro la striscia LED, togliete l'adesivo e potete attaccarle. Se no, vi danno questa bustina con all'interno delle viti e dei morsetti di plastica. Questo è tutto ciò che c'era nella confezione. Adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come funziona. Altra cosa abbastanza fondamentale presente nella confezione: l'alimentatore. Se no come accendiamo queste strisce? Adesso partiamo realmente con l'installazione e vediamo come funziona. Per prima cosa connettiamo la striscia LED con questi pin al suo, penso sia il ricevitore Wi-Fi. Li inseriamo. Il tutto poi va connesso direttamente con lo spinotto dell'alimentatore. Collegate il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Oh, sorpresa! Quindi praticamente vi trovate a Natale senza neanche saperlo. Dalla parte opposta c'è un connettore bianco. Questo praticamente è una femmina. All'interno della confezione troverete un pin maschio per poter connettere e allungare ulteriormente la vostra striscia LED. A differenza dell'applicazione Smart Life e di altri prodotti che vi abbiamo fatto vedere fino ad oggi, con questo dobbiamo andare prima a lavorare sul Wi-Fi. Quindi andiamo nelle impostazioni del nostro cellulare. In questo caso noi specifichiamolo, stiamo facendo un'installazione su un cellulare iOS, un Apple, un iPhone. Quindi andiamo ad attivare il Wi-Fi e ci dice che dobbiamo trovare una rete chiamata LEDnet e poi dei numeri e lettere. In questo caso ce l'ha trovata subito e ce l'ha già connessa perché avevamo fatto delle prove precedentemente. Nel caso in cui non ve la dovesse trovare, basterà semplicemente collegare e scollegare direttamente la presa dal muro per 3 volte e il LED si fisserà su un colore per circa un secondo, una cosa proprio rapidissima, ma ve ne accorgerete. Quello è il segnale che si è riattivato il Wi-Fi della striscia e che quindi sarete pronti a selezionarlo. Quindi una volta che è selezionato la rete Wi-Fi corretta, possiamo andare nell'applicazione Magic Home che abbiamo scaricato precedentemente. Qui vi troverete già il vostro device nuovo, la striscia che chiama controller A39. Non vi fate confondere, non è fatta, dovete proprio fare un bel più in alto a destra, connettere il device al Wi-Fi. In automatico ci rimanda alla selezione del vostro Wi-Fi di casa che andrete a selezionare.
e qui dovrete mettergli inserire la password del vostro wifi di casa. Ok, una volta inserita completamente la password daremo conferm e partirà la connessione. La scritta sotto niente più che ci avverte che ci vorranno qualche minuto all'incirca. In realtà siamo rimasti qui praticamente si è connesso subito. In realtà ci chiede già una cosa intelligente di rinominarlo e in questo caso noi lo andiamo a chiamare striscia LED. Diamo down. E adesso, come potete vedere, in all device c'è 1 tra parentesi che prima ci dava lo 0. Ed ora vi facciamo vedere un po' di funzioni di questa striscia che ci sta stupendo. Allora, se entriamo all'interno dei nostri all device, che poi non è nient'altro che la striscia, come potete vedere qui abbiamo tutta una scala cromatica e potete andare a giocare sui colori. In alto a sinistra vi darà tutta la scala cromatica con la numerazione RGB e devo dire che sono veramente stupito. Ha dei colori molto belli, molto forti e anche la precisione dell'intensità, della percentuale da selezionare è veramente bella e fatta benissimo. Potete velocemente qui in basso dove c'è scritto DY selezionare tenendo premuto dei vostri colori preferiti, così ve li potete ritrovare fino a 5. Potete, una cosa secondo me fighissima, vedete? Io parlo e la striscia si illumina al ritmo della voce, quindi se siete dei bravi cantanti potete avere anche una coreografia. Poi potete, se avete della musica salvata in questo caso con Apple, con l'iPhone, nell'Apple Music, potete selezionare della musica, in questo caso non ne abbiamo. Avete delle funzioni, una ventina di 20 funzioni già preinstallate, dei giochi di luce, effetti, un po' di tutto, comunque poi vi potete sbizzarrire, ecco questo qua per diventare nell'immediato epilettici, ecco, no, basta. E questo, molte cose belle. Comunque potete anche qui regolare la velocità del cambio di giochi di colori, è fatta veramente veramente bene, non pensavo, devo dire la verità. Questa funzione, vediamo se ho capito bene, io praticamente vado a inquadrare un oggetto e lui mi riproduce il colore. Adesso capture il color e mi fa un colore scuro, quindi facciamo qui e la striscia diventa più chiara, andiamo di qui e la striscia diventa un po' più scura, andiamo di qui, andiamo qui e cambia ancora. Insomma, quello che inquadrate, se vi piace un colore, certo non vi aspettate che sia proprio identico il colore che andate a inquadrare con la vostra telecamera. Però è una bella funzione anche questa comunque. Quindi poi per tornare alla schermata principale basterà schiacciare il tastino in alto a sinistra. Bene, ora andiamo a connettere la nostra striscia per utilizzarla con i comandi vocali di Alexa. Entriamo nell'applicazione di Amazon Alexa. Prima di tutto scaricare la skill dell'applicazione che abbiamo utilizzato, Magic Home. Quindi la ricerchiamo, Magic Home, ed eccola qui, la prima che compare. L'abilitiamo all'uso, gli dobbiamo collegare l'account con cui ci siamo registrati all'interno dell'applicazione e cliccare su Authorize. Salviamo la password così ci rimarrà salvata anche in futuro. Ed ora la skill è stata collegata con successo. Clicchiamo su fine. Ecco, è già in automatico la skill ci aiuta, in quanto ci in basso a destra clicchiamo scopri dispositivi e in automatico ci ricollega la pagina per aggiungere un dispositivo. Attendiamo che l'operazione vada a buon fine, si spera.
in questo momento l'Eco lampeggerà con il suo disco blu che gira. Ed eccoci, ha trovato la chiama lampadina. Ma comunque avete visto, è comparso in alto per un istante, che ha trovato striscia LED. A questo punto clicchiamo su configura dispositivo, non la vogliamo aggiungere a un gruppo, quindi salta, dispositivo striscia LED è configurato e pronto all'uso. Abbiamo fatto. Ora, se potete vedere, sotto la voce tutti i dispositivi c'è un piccolo puntino verde, quindi ce l'ha riconosciuto. Infatti, se clicchiamo, come prima voce troviamo striscia LED. A questo punto tutto configurato e possiamo passare alla pratica. Alexa, spegni striscia LED. Alexa, accendi striscia LED. Alexa, striscia LED verde. Alexa, striscia LED 50%. Alexa, striscia LED 100%. Bene, il video si conclude qui. Avete visto che la famosa striscia LED cinesata che diceva mio fratello, si è dovuto ricredere, com'è? Ragazzi, è veramente, veramente, veramente bella. Il materiale, i LED che hanno utilizzato, le funzioni dell'applicazione, sono rimasto colpito. Cioè, prodotti che costano circa il doppio di marchi più famosi e... secondo me siamo a questi livelli praticamente, sì. Cioè veramente una qualità molto 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 buona. Poi vedremo un attimino con, mi dirai poi sì, tra un po' di tempo nell'utilizzo quotidiano, ma è veramente stupendo, cioè a me piace tantissimo. Poi non mi aspettavo niente sinceramente così. No, appunto, poi il fatto che comunque ti danno anche la possibilità di poterla collegare con qualsiasi parte, ti danno quei gancettini di plastica che secondo me servono per fare anche le curve. Davvero una bella striscia, cioè anche toccandolo il materiale è veramente buono. Anche questa la troverete qui sotto fra i vari link che abbiamo abilitato per Amazon. E adesso ci clicco io e me la prendo. Adesso ci clicca lui e ce la prendiamo, anche perché con quelli che sono gli introiti, tra virgolette, di Amazon vedremo di ampliare gli acquisti e anche l'attrezzatura. Se avete delle richieste da farci, qualche domanda magari, speriamo di essere stati chiari, di aver esaminato veramente ogni punto, perché stiamo vedendo che questa è una cosa che sta piacendo molto, il sì, fatto che siamo molto dettagliati nel spiegare le cose, ci fa molto piacere. E poi ci farebbe piacere sapere da parte vostra cosa ne pensate, che noi lasciamo anche quando i collegamenti non avvengono, quindi... quando viene segnalato dal cellulare che c'è un errore, noi lasciamo anche quel pezzo, perché secondo noi è un qualcosa che potreste riscontrare anche voi, e quindi troppo semplice se io taglio quel pezzo e vi faccio vedere che funziona tutto e tutto bello. Abbiamo preferito lasciare anche quei pezzi in modo tale che se riscontrate lo stesso problema capite anche come risolverlo. Non vi sentite soli, dai. Ci siamo anche noi. Con questo, ragazzi, è tutto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanellina così verrete avvisati in futuro dei nuovi video, cliccate ogni tanto sui link qui sotto per i prodotti che vi suggeriamo e speriamo vi possano piacere, lasciate un bel mi piace e al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao ragazzi.